Ok, andiamo a fare uno studio innanzitutto preliminare del ritratto che ho scelto per andarlo poi a approfondire, quindi vado a delimitare un po' i contorni. Ho scelto un ritratto di una persona, credo che abbia almeno una sessantina di anni, e non mi piace fare sempre ritratti di donne, cose molto belle o di ragazzi giovani, perché spesso, diciamo, a forza di fare ritratti di persone bellissime, perfette, non ho mai imparato appieno qual è, diciamo, uno studio più approfondito dell'anatomia umana quando si hanno appunto persone più normali, con le rughe, con le occhiaie, le borse sotto gli occhi, con il naso magari importante, un po' storto. Quindi è bello andare a disegnare la particolarità, diciamo, il brutto non esiste, esiste la particolarità che ci rende un po' unici. Quindi sicuramente tutti amiamo la bellezza un po' più canonica, però diciamo dopo un po' la bellezza, la perfezione, che poi è finzione perché magari è data da trucco, da luci, da altro, quella stufa, e mentre la particolarità è qualcosa che ti colpisce, che rimane, è qualcosa che ti rende veramente unico. Il fatto di differenziarci è molto importante. Il discorso qui che ho fatto nella parte iniziale dove disegnavo molti volti vale in maniera relativa, cioè qui le proporzioni sono molto più allungate. Per esempio in questo caso la persona in questa prospettiva ha l'altezza delle sopracciglia che corrisponde all'altezza dell'orecchio, quindi fin qui ci siamo, tutto bene. Quello che cambia è che la fine del suo naso, un po' per la prospettiva, un po' perché ha un naso molto importante, non termina dove termina il suo orecchio, ma più in basso, perché ha un naso più lungo del canone che, diciamo, si utilizza per il disegno di studio ipotetico del volto. Vado a bloccare il fuoco della telecamera perché altrimenti ho paura che vada ad impazzire. Vediamo un po' se ci riesco. Ok, dovremmo esserci allora. Aiuto. Allora, più o meno qui dovremmo avere l'occhio. Era veramente veramente molto tempo che non disegno dei volti. Questo non è per giustificarmi per la riuscita del disegno, per fare una vera constatazione, cioè veramente troppo. Infatti vorrei impegnarmi per disegnare un po' di più, e questo non è un qualcosa che uno vuole fare sempre, cioè si vuole sempre disegnare un po' di più di quanto si disegna, si vuole sempre fare qualcosa un po' di più. Ad esempio, io vorrei riprendere un po' la lettura, perché l'ultima cosa che avevo letto era Dalla Terra alla Luna di Jules Verne, e niente, volevo riprendere appunto la lettura
magari anche di altre cose, di saggi, perché solitamente vado a leggere spesso, diciamo, la mia lettura consiste o nella lettura online per quanto riguarda aggiornamenti sui mercati, sull'attualità, sui discorsi politici, cioè non discorsi dei politici, argomenti che trattano appunto la politica sia italiana che mondiale, cioè un po' mi interessa informarmi, e quello la considero un po' lettura perché alla fine ci sono veramente molte fonti da andare a leggere prima di farsi un'idea, quindi vai a leggere alla fine 50 pagine per capire qualcosa sull'argomento, e alla fine la chiamo un po' lettura, anche se la lettura vera magari è intesa come libri e altro. Però ecco, volevo riprendere un po' la lettura perché un po' mi manca. Ho fatto un ragionamento e praticamente se leggi 50 pagine al giorno, che sono molto sostenibili, soprattutto magari se viaggio, se riesci a tagliarti un po' di tempo, tipo un'ora al giorno, almeno 50 pagine le leggi, e leggendo tutti i giorni 50 pagine sono 1500 pagine al mese, cioè sono davvero tante, e sono tre libri da 500 pagine, sono molti più libri da meno pagine, cioè è veramente, sarebbe veramente così facile, sembrano così facili le cose, purtroppo a volte tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Oggi sono poetico. Comunque, tornando al disegno, sto cercando di formare l'orecchio, anche se andrò a riprendere dopo. Ecco, non so se è un errore il fatto che inizio a fare alcuni pezzi e poi vado ad altri, di certo prendere e disegnare il getto e completare una zona credo sia infattibile, nel senso, se vuoi fare uno studio anatomico non mi sembra un modo molto adatto per farlo, diciamo. Conviene che appunto vai a delineare prima quelli che sono i dettagli, le forme, le proporzioni, man mano vai a approfondirli, a modificarli, a migliorarli. Questa carta mi piace di più, stavo provando a fare un primo disegno su una carta diversa, ma veniva molto male, invece questa carta è più buona, devo comprare più carte, più tipologie di carte, perché ho sempre voluto risparmiare, perché non mi sentivo mai pronto e non mi sento pronto tuttora, però diciamo acquistare una carta buona fa la differenza, più che altro in termini di, non lo so, non tanto di resa, però proprio di percezione che mentre disegni ti rendi conto che stai creando qualcosa di veramente artistico, mentre su, diciamo per esempio la carta ruvida, magari sarà scontato per molti di voi, però io sulla carta ruvida disegni, studi così realistici non ne riesco a fare, cioè la carta ruvida ho dei problemi. Questa è liscia, però ovviamente è molto ruvida, molto sporca, è fatta apposta con questa texture, no, beh, diciamo come texture ne ha una molto poco invasiva sul disegno, però è molto invasivo il fatto che sia sporca, ma è proprio la caratteristica di questa carta, ti permette di per esempio utilizzare colori chiari, dargli una luce. Ok, qui iniziamo a magari capire bene alcune rughe, come si muovono, la palpebra con l'età si è abbassata, quindi non c'è l'effetto che troviamo di solito su un occhio giovane.
quanto sbatto la telecamera. Ok. Passo un secondo sull'altro occhio. Sto facendo tutto con questa HB che è di bassissima qualità, però alla fine serve per forza utilizzare chissà quante matite. Io in realtà non sono bravo in questo, cioè quando provo a fare disegni realistici, ma più che disegni realistici vado a fare più che disegni realistici magari vado a fare studi anatomici che si avvicinano, diciamo, al realistico come questo, non utilizzo molte matite. È sicuramente un errore, credo, non lo so, però non mi trovo molto confident sul cambiare molte matite. Ritrovo questo anche nel tatuaggio, cioè io nel tatuaggio non utilizzo molti aghi, non utilizzo varie tonalità di inchiostro, ma lavoro quasi esclusivamente con il nero pieno, che per alcuni lavori ok, lo fanno tutti, ma per altri la sfumatura si fa con le gradazioni di nero. Io lavoro più che altro sulla pressione. Dalla telecamera, dalla prospettiva della telecamera, questo signore mi sembra Tom Hanks. Non so che di Tom Hanks. Da come lo guardo io, meno. Però c'è qualcosa, forse sto disegnando Tom Hanks da vecchio. A parte che Tom Hanks, adesso che siamo nel 2020, quanti anni ha? Diciamo, non è giovanissimo, però. Numero uno, cazzo, sto disegnando Tom Hanks. In realtà non vuole essere lui. Ok, adesso passiamo avanti perché mi sto un po' incartando, cioè non sto andando troppo nel dettaglio, credo, con gli occhi, quindi devo continuare a fare quello che stavo facendo prima, cioè disegnare macro cose meno dettagliate.
se la classica borsa sotto gli occhi che ti ritrovi la domenica mattina dopo una serata passata a bere. Qui per me è difficile perché praticamente in questa zona ho pochi capelli. E sono anche bianchi, quindi andarli a disegnare così non è proprio facile. Allora, dove eravamo? Qui ho fatto il naso un po' troppo, ho fatto la narice del naso troppo alta. Molti di voi magari si staranno chiedendo per quale motivo impugno la matita in questo modo. In realtà mi trovo più comodo a prenderla in altri modi, per esempio con il classico modo così, però serve più per fare dei dettagli, diciamo, ecco, quando devi andare a delineare alcune parti più dettagliate è effettivamente meglio, ma quando devi fare uno studio, quando devi allenare il polso anziché le dita, è meglio utilizzare posizioni strane come questa. Adesso io sto anche in piedi, il che è perfetto perché magari da seduto ti trovi un po' scomodo, però appunto da in piedi si capisce meglio per quale motivo è valido utilizzare una posizione un po' più apparentemente scomoda, ma che ci riesce a far capire meglio dove stiamo andando, quindi hai più controllo. Lo so, non hai più controllo, però lo fanno in molti e diciamo tra le motivazioni principali c'è il fatto di disegnare con il polso, con il gomito, con la parte più ampia del braccio, riesce ad essere più morbido con le curve, con le linee. È meglio per disegnare disegni un po' più grandi di quello che magari sto facendo io ora, però ho visto persone che lo fanno anche con disegni addirittura più piccoli, quindi perché no? Ok, qui è strano perché l'occhiaia mi finisce prima dove finisce il volto, quindi lo zigomo è più avanti. Ok. Devo delimitarmi meglio il volto. Qui il signore ha una camicia. Ok. Ok, inizia a fermarsi il disegno. Ho fatto questa parte un po' diversa. Praticamente
l'attacco della mandibola inizia qui su. Qui abbiamo la parte dello zigomo che va a creare un po' di ombra. Questa è una parte che devo approfondire, perché qui succedono cose strane, soprattutto su un corpo più adulto ce ne accorgiamo. Torniamo un secondo sulla bocca. Ok, qui il labbro è particolare. La gomma elettrica è fantastica per questi piccoli dettagli che devi andare a correggere. Ok, qui invece è più dritto, quindi più o meno così. Le labbra sono strane, sono molto in basso, un po' serie, un po' non tasty, però hanno un tono di quasi serietà, così. Labbra finissime. C'è qualcosa che sto sbagliando qui, perché non corrisponde, praticamente lo zigomo è un po' più sporgente e qui ci si avvicina moltissimo al naso. Ok.
quasi capito dove stavo sbagliando. Ci siamo, adesso vado a fare un po' di sfumature che mi mettono in difficoltà perché sono su punti in realtà illuminati. Tipo sul dorso del naso qui c'è una sfumatura. Stessa cosa qui. Ok, oggi è il compleanno della mia ragazza e io sono qui in studio a disegnare. In realtà vorrei continuare questo disegno, però non posso perché altrimenti mi ammazza. Devo andare a pranzo e quindi devo scappare. Il disegno, diciamo, avrebbe bisogno di uno studio più, adesso in questa fase, di uno studio tonale. Quindi andare a capire meglio le parti più scure, le parti più chiare, andarle ad evidenziare, ad accentuare dove serve. Però di base il disegno mi reputo soddisfatto perché è riuscito, cioè sono riuscito a carpire gli elementi fondamentali che erano all'interno del disegno, che caratterizzavano la figura che stavo disegnando. Quindi dai, alla fine in una quarantina di minuti, anche meno mi sa, sì, più o meno 40 minuti è un tempo onesto. Per il livello di dettaglio raggiunto, non è né troppo dettagliato perché ovviamente ci vuole un po' più tempo per avere più dettagli per me. Però non è neanche così superficiale, quindi dai, sono abbastanza soddisfatto. E sicuramente il fatto di aver disegnato prima tutti quei volti, anche se sono pochi, 5, 6, però comunque sia ti aiuta, ti dà una marcia in più nel disegno poi finale.
ci siamo, per oggi è andata. Questo video spero vi possa essere stato d'aiuto, magari più che altro, più che d'aiuto, questi video secondo me sono di ispirazione, cioè vedere qualcuno che disegna a me aiuta a farmi venire voglia di disegnare, quindi anche se fanno un disegno bruttissimo o stupendo, non cambia il fatto che magari ti fa venire voglia appunto di prendere anche a te la matita, disegnare, abbozzare, migliorare. E niente, per oggi ci siamo, quindi io devo scappare, penso che il disegno sia riuscito per l'intento che aveva, quindi andare a fare uno studio del soggetto, del volto, e magari se questi video a qualcuno interessano posso farli in maniera un po' più strutturata, più a mo' di tutorial, però secondo me già soltanto vedere qualcuno che disegna ti aiuta e ti dà magari la voglia, ti fa venire la voglia di andare a disegnare, di prendere carta e penna o matita e carta per andare ad abbozzare qualcosa, a disegnare, a migliorare. Quindi fate buona giornata, spero che adesso andiate subito a disegnare un qualche soggetto, e se lo fate scrivetemi qui sotto, così magari è una prova tangibile che effettivamente questi video servono a qualcuno. In ogni caso fate buona giornata, ci sentiamo per il prossimo video, ciao.